Buon pomeriggio a tutti, è il 20 di giugno, sono le ore 15 e benvenuti a una nuova diretta Facebook. Sono già in grado di dirvi che domani i lavori parlamentari mi consentono di dire che domani torneremo all'orario consueto delle 14:30. Io naturalmente sto ancora, come dire, sperimentando per cercare di capire quale sia l'orario migliore. Stiamo lavorando qualche volta sul tardo pomeriggio, intorno alle 17, soprattutto nel fine settimana, ma più avanti proverò ad andare anche a orari ancora più vicini alla sera per capire se vi è più comodo. In ogni caso, come sapete, di queste dirette Facebook resta sempre il video in registrazione sia sul mio blog ivanscalfarotto.it, sia su YouTube, sia naturalmente che sulla mia pagina Facebook. Anzi, a questo proposito vi ricordo per favore di condividere anche la diretta pigiando sulla freccia che vedete qui sotto il mio faccione, in modo tale che allarghiamo così il giro delle persone che guardano questa diretta Facebook, che comunque sta aumentando e questo mi fa piacere. Vi ricordo anche di mandare domande se ne avete, magari per le mie risposte nei giorni successivi, e osservazioni o anche eventualmente richieste o anche suggerimenti per gli orari. Ma bando alle ciance. Entriamo subito nel vivo. Io quest'oggi volevo raccontarvi che sono andato a trovare Michele Geraci. Vi chiederete chi è, ma imparerete a conoscerlo presto. Michele Geraci è il mio successore al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi la persona che assumerà le deleghe per il commercio internazionale e per l'attrazione investimenti. Devo dire che nel disastro di questo governo giallo-verde, sono contento che sia stato nominato Michele, perché Michele è una persona che io ho avuto modo di conoscere molto bene, soprattutto nei miei viaggi in Cina. Sono stato 10 volte in Cina e Michele Geraci insegna a Shanghai, quindi parla perfettamente cinese e molte altre lingue. Con lui ho avuto occasione di confrontarmi molte volte in passato, quindi so che è una persona che, sebbene faccia parte di un governo del quale non condivido niente, è una persona sicuramente competente che farà un buon lavoro. Le mie raccomandazioni sono state soprattutto di fare in modo che lui spieghi e faccia comprendere al suo ministro, a Di Maio, dell'importanza delle nostre esportazioni, dell'importanza del Made in Italy, che è una vera e propria colonna portante della nostra economia. Ho avuto già occasione di dirvelo, ma lo ripeto, c'è un dato interessante, che se noi considerassimo il prodotto interno lordo, quindi la ricchezza nazionale dell'Italia nel 2010, come base 100, alla fine del 2017 saremmo stati ancora a 99,2, quindi uno 0,8 di ricchezza nazionale in meno rispetto al 2010. Ebbene, in questi anni, tra il 2010 e il 2017, sono diminuite la spesa pubblica, i consumi delle famiglie, le importazioni, gli investimenti. L'unica cosa che è salita per 6,4 punti sono le esportazioni. Quindi, se noi in questi anni non avessimo esportato nulla, invece di 99,2 verso 100, saremmo stati quasi 7 punti in meno di ricchezza nazionale rispetto a 7 anni fa. Quindi pensate quanto è importante l'export. Mi viene da dire che quasi sia stata una colonna portante della nostra economia e del nostro paese durante gli anni della crisi. Speriamo che Michele Geraci sia in grado di spiegarlo bene a Luigi Di Maio, perché una cosa che ci sarà da fare sarà di rifinanziare il piano straordinario per il Made in Italy. Noi abbiamo quintuplicato i fondi a disposizione della promozione del Made in Italy nel mondo. Fino al nostro arrivo al governo si spendevano circa 40 milioni l'anno, li abbiamo portati a oltre 200 milioni l'anno, ma è un piano straordinario che va rifinanziato e questa è una volontà che il governo dovrà esprimere in sede di legge di bilancio, e quindi dovranno trovare i soldi per farlo. Noi li abbiamo sempre trovati. E spero che lo facciano anche loro. Ho raccomandato anche a Geraci di stare vicino alle imprese. Le imprese che esportano e le persone che ci lavorano, come ho detto, sono stati quelli che in qualche modo hanno sostenuto il nostro paese. E i nostri imprenditori sono bravissimi, producono straordinari manufatti che vendiamo in tutto il mondo, trasformiamo materie prime che spesso non abbiamo e le trasformiamo in prodotti meravigliosi. Ma i nostri imprenditori storicamente hanno dovuto sempre andare da soli con la loro valigetta a promuovere la loro opera, i loro prodotti, i loro manufatti. Raramente si sono trovati accanto al governo. Noi abbiamo cercato di essere loro molto vicini, abbiamo cercato di fare in modo che nelle le loro negoziazioni, che sono spesso anche negoziazioni tra paesi, non soltanto tra imprese, si sentissero la nostra vicinanza. Io in 24 mesi
Ho visitato 29 paesi del mondo, ho fatto 46 viaggi internazionali e spero che Michele vorrà seguire la mia, diciamo, come dire, la traccia che io e il mio predecessore Carlo Calenda abbiamo provato, il solco che abbiamo provato a tracciare, perché credo sia stato importante per le imprese e importante per la nostra economia. Quindi in bocca al lupo a Michele Geraci, contentissimo di aver potuto fare un po' di scambio delle consegne al mio ministro Carlo Calenda. Questa fortuna, come sapete, non è capitata, a me è andata bene e spero che questo serva per il paese. Ma parlavamo di rifinanziare il piano straordinario per il Made in Italy. Questo mi conduce immediatamente a pensare a quello che è successo ieri in aula, al discorso che il ministro dell'economia Tria ha fatto in aula. Un discorso, devo dire, molto sorprendente, perché di fatto Tria ha ribadito i concetti che aveva già espresso in una intervista al Corriere della Sera un paio di domeniche fa, e cioè che i conti del paese vanno tenuti in ordine, che la fiducia dei mercati è molto importante per evitare che lo spread vada alle stelle, che bisogna continuare a ridurre il debito pubblico, che naturalmente ci sono preoccupazioni per l'economia mondiale in un momento in cui, tra l'altro, Trump aumenta i dazi alla Cina e c'è il pericolo di una recessione globale dovuta a questa guerra commerciale. E naturalmente la maggioranza di governo è piuttosto tesa, perché davanti a queste dichiarazioni di Tria, che tra l'altro oggi ha detto una cosa interessante, la leggo perché non voglio sbagliarmi, c'era un'agenzia di questa mattina nella quale Tria ha detto: le sfide del presente vanno affrontate in continuità con le politiche del passato. Lo ripeto, le sfide del presente vanno affrontate in continuità con le politiche del passato. Credo che sia un bellissimo complimento per Piercarlo Padoan, che tra l'altro in aula è seduto vicino a me, abbiamo molto spesso modo di commentare l'andamento dell'aula insieme, è un grande onore tra l'altro essere seduto accanto a Piercarlo. Però è evidente che davanti a una maggioranza che vuole fare la flat tax, vuole abolire la legge Fornero, però nel frattempo dice che bisogna ridurre la pressione fiscale, congelare le clausole di salvaguardia, ci vogliono 12 miliardi e mezzo, ma nel frattempo sostenere i redditi delle fasce diciamo popolari più meno abbienti, tutto questo sicuramente non si può fare se c'è un ministro dell'economia che dice che non si può spendere in deficit, che il debito pubblico va tenuto sotto controllo e che bisogna mantenere la fiducia dei mercati. Quindi sarà molto interessante vedere che cosa accadrà in settembre, quando finalmente le linee di politica economica di questo governo si vedranno e si capirà che cosa succederà, perché è chiaro che i due dioscuri Di Maio e Salvini, che continuano, soprattutto Salvini, a spararla grossa, perché poi non costa niente, diciamoci la verità, prendersela con i rom, con i migranti, lo si può fare a costo zero e porta consenso senza spendere soldi. Per Di Maio tutto è molto più complicato, perché i ministeri che Salvini ha rifilato ai 5 Stelle sono ministeri di spesa, quelli di Toninelli, quelli di Di Maio, quindi lì se non ci sono fondi si può fare poco. Ma vedremo proprio come risolveranno questo conflitto, che risulta sempre più evidente, tra il ministro dell'economia, che dice cose di buonsenso, e la maggioranza, che ha un elenco, una lista della spesa, di promesse elettorali che secondo me non potrà realizzare. Lo vedremo e naturalmente ve lo racconterò durante le mie dirette Facebook. Peraltro mi fermo un attimo sempre per ricordarvi di condividere la diretta e di condividere anche il video se state guardando questa diretta in una fase successiva della giornata. Ma torniamo a Di Maio e Salvini. Voglio dire una cosa interessante, che parlo di Di Maio e Salvini perché il presidente del Consiglio Conte è del tutto desaparecido. Non si sa che cosa stia facendo. Certo, viaggia, ma comunque rigorosamente non appare da nessuna parte. La politica del governo la fa soprattutto Salvini, urlando le cose che dicevo prima. Tra l'altro io non riesco a non connettere le cose che Salvini sta dicendo e facendo. Tra l'altro vi voglio segnalare questo abbattimento di una casa abusiva a Carmagnola in Piemonte, di una famiglia Sinti. Ora io penso che le case abusive, la maggior parte dei casi, vadano abbattute, non sono contrario, però certo che il ministro degli interni pubblicizzi la demolizione di una casa di una famiglia Sinti proprio il giorno dopo che ha detto quelle cose è ancora una volta un segno di ministro degli interni che non fa il ministro degli interni, cioè che non si preoccupa di difendere e proteggere il paese e di essere l'arbitro imparziale della sicurezza e dell'andamento, diciamo così, del funzionamento della macchina dello Stato, ma continua a essere un arbitro che tira calci al pallone per cercare
di far gol. Questo è del tutto evidente. Il povero Di Maio invece cosa fa? Ci fa sapere che il vero censimento da fare non è quello dei Rom. Tra l'altro questa roba del censimento io continuo a pensare che non si possa sentire, e mi risuonano nella testa le parole di Liliana Segre. Non ci siano leggi razziali a sporcare la nostra democrazia, ha detto Liliana Segre, non ce lo dimentichiamo mai. È una cosa veramente grave. Come reagisce Di Maio dicendo che il censimento da fare è un altro, quello dei raccomandati in Rai. E ovviamente qualcuno comincia a dire facciamo le liste di proscrizione in Rai, è già un modo per ridurre la libertà di stampa. Il Movimento 5 Stelle ha una tradizione con la stampa. Vi ricordate i giornalisti messi alla gogna sul blog di Grillo? Vi ricordate Jacopo Iacoboni tenuto fuori dagli eventi di partito? Vi ricordate Mario Orfeo quando era direttore del TG1, rincorso dai militanti del Movimento 5 Stelle per intimidirlo? Loro con la libera stampa hanno un rapporto, diciamo così, un poco conflittuale. Ma in realtà il fatto che Di Maio parli di raccomandati mi ha molto incuriosito, perché come lo chiamate l'avvocato Lanzalone voi? Cioè, uno che viene fatto presidente della CEA per essere premiato per i suoi servigi al Movimento 5 Stelle, non è un raccomandato? Rocco Casalino, dipendente della Casaleggio, vicinissimo alla Casaleggio, che adesso fa il portavoce del Presidente del Consiglio, non è un raccomandato? Tutti questi sono stati messi lì per merito? Si diventa ministri dello sviluppo economico e del lavoro senza curriculum per materia, diciamo, per essere premiati per la conoscenza della materia? Io starei molto attento, perché a me, francamente, se c'è un luogo dove mi pare la meritocrazia non abbia nessuna rilevanza, è il Movimento 5 Stelle, e che anzi il Movimento 5 Stelle stia diventando sempre di più un luogo dove si viene premiati per fedeltà, dove si appunto non si può fiatare, dove addirittura il capo politico nomina e disdice, diciamo, e manda via i capigruppo con un atto, diciamo, una bolla papale senza voto dei gruppi parlamentari, dove appunto i dissidenti vengono espulsi, dove per esempio vi ricordate le primarie di Genova quando la Cassamatis vinse e Grillo disse no, ma il candidato è sbagliato, fidatevi di me, il candidato deve essere un altro. Io penso sempre che se una cosa del genere l'avesse fatta Matteo Renzi sarebbe successa una rivoluzione. Quindi francamente sentire Di Maio che parla contro le raccomandazioni fa quantomeno, come dire, causa un meccanismo di comicità involontaria, se posso dire così. E ancora una piccola cosa che voglio dire su questa vicenda, visto che siamo in, diciamo, tira quest'aria non particolarmente positiva nel paese, io voglio continuare a protestare con viva forza per quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché questa roba dei bambini staccati dai genitori fa schifo, è una cosa che ributtante, dà i conati di vomito. Io non riesco a pensare che possa esserci un uomo politico, perché parliamoci chiaro, tutto questo è una manovra che Trump sta facendo per mettere pressione sui democratici nel Congresso e nel Senato degli Stati Uniti, e lo fa sulla pelle di bambini, è una cosa... ne parlavo con un mio caro amico che ha dei figli piccoli e mi diceva: ho sentito e ho visto le immagini, ho sentito le voci di quei bambini e da quando è successo non riesco a dormire. E io penso che stiamo passando veramente una fase storica nella quale cose indicibili si stanno verificando, ed è molto importante che noi prendiamo tutti individualmente una posizione su questo. Guardate, utilizzate i social media, parlatene con i vostri colleghi, non stiamo zitti, anche se pare che tiri una brutta aria, e chi ha dei principi, diciamo, nutre dei principi di civiltà, di rispetto, oggi sia un po' minoritario in questa situazione così incredibile che viviamo. Ricordatevi che non è vero, dipende molto da noi. Non abbiate timore di essere minoritari, non abbiate timore di difendere le vostre posizioni, i vostri ideali, quelli che avete sempre tenuto, quelli che condividiamo, che ci tengono insieme, che fanno di noi non soltanto dei democratici perché iscritti al Partito Democratico, ma in genere gente progressista, di sinistra, che crede nell'umanità, con tutte le difficoltà e i problemi che ci sono, ma che ha, come dire, dei minimi etici invalicabili, che sono quelli che abbiamo, come dire, che fanno di noi quello che siamo. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. E l'ultimissima cosa, davvero con questo chiudo, è un'altra vicenda che riguarda sempre il Movimento 5 Stelle, sempre a Roma. Dovete sapere che dal 2015 in una piazza di Roma, proprio in centro a Trastevere, che si chiama Piazza San Cosimato,
Dal 2015 si tiene una sorta di cinema all'aperto che ha avuto un successo clamoroso, 170.000 spettatori negli ultimi 3 anni. E a un certo punto l'anno scorso il Movimento 5 Stelle dice che questa esperienza, questo Cinema America, questa bellissima piazza piena di gente a vedere film presentati poi da registi, quindi una sorta di grande cineforum all'aperto, non doveva essere fatto perché bisognava rispondere a un bando e perché, disse il vice sindaco Luca Bergamo, tra l'altro uno anche che di cultura si è sempre occupato, che non si potevano fare eccezioni. Nonostante questo caso fosse un caso evidentemente di successo, una piazza che non era diventata la solita piazza dove si sta a bere i drink e a far casino tutta la sera, ma dove si faceva un'attività culturale, tra l'altro fatta da un'associazione di ragazzi sotto i 30 anni che aveva avuto un successo incredibile. Addirittura c'era stata una consigliera comunale di 5 Stelle, leggo per non sbagliarmi, Gemma Guerini si chiama, vicepresidente della Commissione Cultura del Comune di Roma, che aveva detto che la proiezione di questi film vecchi nel senso di importanti film del passato, in piazza era una roba da feticisti. Questa era stata la definizione. E in difesa di questi ragazzi del Cinema America erano scesi tutta una serie di grandi registi, da Bertolucci a Virzì, a Verdone, a Matteo Garrone, a Sorrentino. Davvero tutti si erano schierati fortissimamente a favore di questi ragazzi. Era uno di quei no incomprensibili del Movimento 5 Stelle, come il no alle Olimpiadi di Roma, Olimpiadi che probabilmente avremmo vinto, che sarebbero state un'occasione straordinaria per questa città. Vi sto parlando da Roma, una città meravigliosa, ma che avrebbe disperatamente necessità di un'occasione. E il Movimento 5 Stelle, con questo suo modo di fare, sempre con i paraocchi, no, no, per timore della corruzione. Quindi non si sconfigge la corruzione, ma si evita di dare occasione alla città. Per non dare un'occasione alla corruzione, e poi infatti si è visto perché poi hanno detto di sì allo stadio e adesso stiamo vedendo che cosa viene fuori. Ma la cosa bella, tornando al Cinema America, è che questi ragazzi giovani sotto i 30 anni l'hanno avuta vinta, e quindi il Cinema America ritornerà in Piazza San Cosimato, ci saranno le proiezioni di nuovo, la piazza sarà restituita alle tantissime persone che d'estate hanno voluto vedere questi film meravigliosi, hanno voluto dare la loro adesione a questa grande iniziativa. Ancora una volta, il Movimento 5 Stelle, con il suo atteggiamento talebano, non arriva da nessuna parte, deve ritirare fuori la ragionevolezza, l'elasticità, la flessibilità, il buonsenso che così spesso gli manca, e finalmente, come dire, anche in questo caso, messa la marcia indietro, e c'è una buona cosa per la città di Roma. Io, con questo ennesimo caso in cui i talebani e 5 Stelle sono stati respinti con perdite e con una certa soddisfazione, mi fermo qui e vi saluto, chiedendovi come al solito di condividere il video e dandovi appuntamento. Questo già lo so perché domani i lavori parlamentari sono abbastanza ben definiti. Dandovi appuntamento domani alle ore 14:30 per la nostra diretta del 21 giugno, solstizio d'estate. Comincia la nuova stagione. Io vi saluto e a domani. Ciao!